Peace. Hasta la vista ragazzi, sono sempre io, TheGamer800. Ragazzi, ci troviamo in un nuovo vlog. Sì ragazzi, anche se ho fatto qualche giorno fa un altro vlog, quello di inizio anno, oggi siamo in un vlog diverso in cui parleremo di cose diverse. Anzi, parlerò di cose diverse. Allora ragazzi, di cosa voglio parlare? Precisamente ragazzi, di due serie che mi stanno molto a cuore, ovvero Dragon Ball Super e The Flash. Queste sono, voi sapete che The Flash è già una delle mie serie preferite. Abbiamo fatto tante reaction video ragazzi assieme, tante cose, spero le abbiate viste, mi conoscerete anche per quello. Magari qualcuno si sarà iscritto proprio per quei video reaction di The Flash. Quella è la mia serie TV preferita ragazzi, come film diciamo, nel senso una cosa seria. Invece come cartone ovviamente Dragon Ball Super. Ragazzi, il 2017 sinceramente è iniziato proprio a bomba. Perché? Diciamo, allora, Dragon Ball Super è iniziato il 23 dicembre, però diciamo che quasi era fine anno, diciamo quasi 2017, quindi come se è iniziato nel 2017. Quindi, diciamo, ci hanno fatto la sorpresa durante le feste, che hanno messo già il 23 dicembre, prima di Natale addirittura, Dragon Ball Super. E io ovviamente ho visto già tutti gli episodi, sottotitolati in italiano, però in giapponese ovviamente, quindi mi sono visto già tutti gli episodi e li conosco tutti. Però vederli ragazzi in italiano con il vecchio cast di doppiatori è tutta un'altra cosa, quindi è un'emozione incredibile ragazzi, è come tornare bambini secondo me. Quindi io quando ho visto la prima promo, no, su Italia 1, quando dicono farà, no, Dragon Ball Super, faranno un casino di pubblicità, già mi elettrizzai tutto ragazzi, dissi porca miseria, qua veramente si torna bambini. Le voci già avevo sentito erano le stesse tranne quella di Goku appunto, che era quella di Claudio Moneta, che è cambiata appunto. E ragazzi, secondo me ci sta tantissimo, perché all'inizio non ero molto propenso a questo personaggio, cioè nel senso sapevo che faceva la voce di SpongeBob, la voce di Kakashi in Naruto, e sapevo che sapeva cambiare tantissimo la voce, però non pensavo che potesse fare la voce di Goku. Invece adesso mi sono abituato più all'audio appunto con la voce di Goku di Claudio Moneta, e adesso mi sono abituato, quindi non ci sono più problemi, quello che vi volevo dire, e ormai mi sono abituato. Il bello è che le altre voci ragazzi sono rimaste tutte le stesse ed è un'emozione incredibile, praticamente ti fa tornare bambino ragazzi, sentire quelle voci dopo tanti tanti anni che non facevano più Dragon Ball su Italia 1, almeno non so, saranno 6, 7 anni, 8 anni, non ricordo da quando non lo fanno su Italia 1, si erano proprio bloccati. E quindi rimettono una nuova appunto serie di Dragon Ball Super, che è uscita in Giappone prima, e quindi cioè, non rimettono sempre Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, il primo Dragon Ball, ma mettono una serie nuova con le vecchie voci, quindi è tutta una cosa eccezionale ragazzi. Quindi ragazzi, io dei doppiatori sono veramente soddisfatto, perché sono quelli di una volta, cioè nel senso, a parte se non mi sbaglio la voce di Krillin è anche cambiata, sì, la voce di Krillin perché è fatto grande, ma non ricordo se è quella che veniva utilizzata in GT, no, mi sa che è cambiata ancora una volta. E tra l'altro anche la voce di Frieza è cambiata, sì, perché ragazzi ho visto anche la marathon di Dragon Ball Super l'8 gennaio di domenica, me lo so visti tutti gli episodi ragazzi, ma come si fa a mancare? Cioè io sono anche io un amante di quella serie, un fan di quella serie di Dragon Ball ragazzi, cioè sto facendo la serie di Xenoverse, sono un fan, perché non avrei dovuto vederla? Cioè non aveva senso. Io spero che anche voi l'abbiate vista ragazzi, perché è davvero, è stata davvero fighissima, solo che vedersi tutti gli episodi di una stessa cosa è anche un tantino scocciante, anche se Dragon Ball, però è anche un tantino scocciante. Invece vedere un episodio al giorno magari ti concentri di più, lo capisci meglio. Beh, io penso così. Quindi ragazzi, diciamo che sto 2017, allora facciamo finta che Dragon Ball Super è iniziato nel 2017, perché dai, 23 dicembre, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, qualche giorno, diciamo quasi una settimana dopo c'era l'altro anno già, quindi è come se è iniziato nel 2017. È iniziato a bomba, perché ci hanno messo già Dragon Ball Super all'orario di pranzo, e poi ragazzi, che cosa hanno fatto? Hanno anche annunciato che il 3 gennaio, ora ovviamente è già iniziato, sono passate già due settimane, che il 3 gennaio doveva iniziare appunto The Flash, Supergirl, Arrow e Gotham. Vabbè, Gotham io non lo vedo e Arrow lo conosco a malapena. Però ragazzi, già vedere Supergirl e The Flash, che io li vedo, sono gli unici due che vedo, perché Arrow non arriva, è troppo tardi. Sinceramente ho sonno a quell'ora, però voi sapete che The Flash è la mia serie TV ragazzi, e non so, io ovviamente tutte queste cose le vedo già sottotitolate in italiano, tipo Flash io la serie l'ho vista fino al nono episodio, sì, e ora si è conclusa
a metà, diciamo prima di Natale, si è conclusa con metà episodio di stagione e ora riprenderà quasi a fine gennaio con l'episodio 10 appunto in America. Noi invece qui stiamo ancora al secondo episodio, però lì me ne sto gustando anche qui, ragazzi, su Italia 1, ed è una cosa pazzesca. Barry ha di nuovo incasinato la linea temporale, lo avevamo già visto, ragazzi, avevamo fatto le reaction video della terza stagione, dei trailer della terza stagione. Mi è piaciuto vedere nel primo episodio l'anti-flash, ragazzi, mamma mia. E a volte mette Italia 1 mette anche le repliche degli episodi di domenica verso le 5 e mezza, le 4 e mezza, non ricordo adesso. Almeno domenica scorsa, ragazzi, fu così. E ieri invece era martedì, mi sono visto gli altri due episodi ed è stata una cosa pazzesca, raga. Cioè, vederlo in TV in italiano è tutta un'altra cosa. Invece vederlo per cazzi miei su sottotitolato, devo vedere i sottotitoli sotto, non posso vedere la scena mentre sto vedendo i sottotitoli, è un casino, ti perdi alcune scene, è un casino. Io ovviamente opto sempre per vederlo in TV in italiano, però ragazzi, per vederla prima, la cosa, per arrivare prima degli altri su una cosa, è una serie, mi piace, sono appassionato, ci vado prima, lo vado a vedere in sottotitolato in italiano, appunto, è l'unica soluzione. Quindi ragazzi, diciamo che sto 2017 è iniziato veramente a bomba con le due mie cose che mi piacciono tantissimo. Quindi, a parte, diciamo, il canale che mi fa andare tranquillamente avanti, ragazzi, nel senso che ci tengo tantissimo, mi porta avanti, mi fa... è come dire, un obiettivo la mattina, devo caricare un video. Cioè, anche se non riesco a caricare un video al giorno, anche se c'è scritto nella mia copertina di YouTube che caricherò un video al giorno, ragazzi, ma non sempre ci riesco. Dovete anche capirmi che lavoro e quindi non c'ho mai tempo. Faccio tutto scappa e fuggi. Quindi, oltre adesso anche al canale, abbiamo anche il fatto, ragazzi, di Dragon Ball Super e di The Flash. Quindi, ragazzi, miglior cosa non c'è, sinceramente. Io spero che state vedendo sia Dragon Ball Super sia The Flash. Molti di voi iscritti che siete iscritti al mio canale probabilmente seguite entrambi, molto probabilmente sì, ragazzi, perché io tratto sia Xenoverse, comunque sia Dragon Ball che The Flash, quindi molto probabilmente ci saranno persone che vedranno entrambe le cose. Quindi ragazzi, io l'unica cosa che vi posso dire, vedetevi queste due serie perché veramente sono eccezionali, anche Supergirl, vedetevi anche Supergirl, anche Arrow vi consiglio di vedere perché sono ottime serie della DC ovviamente, e secondo me vi piaceranno, quindi se non le vedete magari dateci un'occhiata e vedete voi. Quindi ragazzi, niente, commentate qui sotto, fatemi sapere, raga, che cosa ne pensate di Dragon Ball Super, della maratona, se l'avete vista o meno, del fatto di The Flash, che Barry ha incasinato di nuovo la linea temporale, avete visto finalmente che cosa ha combinato. Io, ragazzi, voi non lo sapete, ma io avevo provato a fare delle recensioni agli episodi quando erano sottotitolati in italiano, ragazzi, ma veramente ci mettevo tipo 40 minuti per fare una recensione, perché io non sono portato sinceramente per fare le recensioni. Certo, avevo buona memoria dell'episodio, però ci mettevo troppo e poi avrei dovuto fare troppi tagli, andava via troppo tempo, ragazzi, non so neanche chi l'avrebbe vista alla fine. E non mi va neanche di farlo adesso, anche se non lo fa nessuno, lo potrei fare benissimo io, ma ormai adesso è tardi, è un casino. Quindi ragazzi, io vorrei vedere, sinceramente, vorrei arrivare più avanti nella stagione, vedere che altro succede, perché sta stagione, raga, tra Anti-Flash, The Rival che abbiamo visto, almeno spero che io parlo con voi, ragazzi, che spero l'abbiate visto le puntate, se no non mi capirete di cosa sto dicendo. Dico, tra i nemici che abbiamo visto, tra Anti-Flash, poi The Rival e adesso Alchemy, che avete visto, ora non vi spoilerò che cosa ci sarà dopo, ma ci sarà un nemico ancora più forte, altri nemici, ovviamente metà umani, veramente sarà troppo troppo figo, ragazzi, i prossimi episodi saranno troppo belli, una cosa eccezionale. Io però avevo letto da qualche parte, ragazzi, che la terza stagione di Flash sarebbe stata l'ultima. Spero che non sia veramente così, perché sennò sarebbe un dramma veramente, perché a me piace tantissimo, non saprei come andare avanti senza Flash, raga. O mi esce un'altra serie TV, che ne so, Justice League, per dire, una serie TV, per dire, oltre al film, una serie TV, oppure non so. Sì, ok, vedrei Supergirl, vedrei Arrow, ma non sarebbe la stessa cosa senza Flash, raga, non sarebbe la stessa cosa. E va bene, ragazzi, niente, vi volevo dire due parole così. Voi sapete che io condivido, oltre l'unboxing, cioè a fare l'unboxing, ritirare la roba e farvela vedere o fare i gameplay, sapete anche che vi faccio dei vlog dove parlo appunto delle cose che vi voglio dire, no? Quindi, niente, volevo esporre con voi, ragazzi, sta cosa di Dragon Ball Super, di Flash, che sono le mie due serie che vedo. Quindi, voi sapete almeno che adesso io il martedì sera mi piazzo su Italia 1, ragazzi, davanti alla TV, e mi vedo tutte le serie, e anche all'1:45, tutti i Z, faccio stare tutti i Z e mi vedo anche io Dragon Ball Super. Non vi credete che, siccome ho 20 anni, allora uno non deve fare più certe cose. Non è vero niente, ragazzi, la società si sta evolvendo finalmente,
e quindi tutti possono fare tutto, anche, che so, le donne possono giocare ai videogiochi, gli uomini possono vedere i cartoni animati, cioè non ci devono essere più questi limiti. Che cazzo sono questi limiti, veramente? Che la vita già non dà nulla. Se ci tolgono pure queste cose, veramente, non c'è più nulla. Quindi ragazzi, niente, volevo dire giusto due parole. Questi giorni arriveranno, ragazzi, gameplay ovviamente di Just Cause 3. Non vi scordate quella serie, ragazzi. Vedete i gameplay di Just Cause 3, che la serie sta per finire. Poi farò le DLC e poi gli easter egg. E poi continuerò la serie facendo altre cazzate, altri video cazzeggio. Poi, ragazzi, vorrei portare appunto Watch Dogs. La devo finire, sto in ritardo, scusate. E ragazzi, poi porterò Watch Dogs 2 dopo aver finito Watch Dogs. E poi l'altra serie, ragazzi, è Xenoverse 2, che la stiamo portando tranquillamente avanti. Porterò le DLC, porterò le cose, quindi non vi preoccupate. Quindi, ragazzi, basta. Non voglio dire più niente, non voglio parlare più. Spero che il video vi sia piaciuto. Se volete, ragazzi, lasciate un like, condividete, iscrivetevi se non siete iscritti. Alla prossima!